Mi interessava semplicemente così dare un po' anche alla mia gente di quelle situazioni, creare delle situazioni e mandare dei messaggi che porto tante volte in giro quando vado a presentare le serate sui diritti umani e così via. Comunque il calore che mi hanno dimostrato sia i miei ardesiani che tanti amici veramente ti fa muovere proprio il cuore, è una spinta ad andare più in là, a continuare a fare queste cose, quindi diventa veramente importante. Poi sai, nel proprio paese è veramente difficile fare le cose. Ricordo che nel 98, quando era morto Andreino Pasini, avevo proiettato quel video sullo Shisha Pag, ma anche lì una folla immensa c'era, quindi non è vero che la gente non veniva ad ascoltare le mie cose. O quando ho fatto nel 2007 il video della Paris U, quel video dell'apparizione, anche in quella serata è veramente satura e strapiena. Ma non è questo che mi interessa, verificare se la gente mi vuol bene o meno. Mi interessa solo riuscire a fare qualcosa che abbia un senso e dare un po' di queste cose anche alla mia gente. Insomma, io ho avuto la fortuna di viaggiare tanto per il mondo e quindi viaggiando tanto e raccogliendo queste situazioni, io non riesco a fare come fanno i missionari o i medici in giro per il mondo, io riesco solamente ad andare e vedere le cose e fare come il vento, tornare e poterle raccontare. Quando c'è paura voglio capire fin quando arriva la mia paura, quando oltre significa un pochettino anche andare a raccogliere quelle cose che non vengono raccontate. Per esempio non è che io sia felice di andare dove ci sono le prime linee delle guerre del mondo, però devo andare a raccontare queste storie delle prime linee delle guerre del mondo, a raccontare dove ci sono i campi profughi, dove c'è la sofferenza, perché in tutto questo riesco veramente a trovare tanta dimensione umana e tanta dignità, e questo mi ripaga totalmente da ogni cosa, l'ho detto anche prima. E noi qui rischiamo di vivere proprio un po' come col raffreddore, cioè senza provare il gusto della vita quasi, invece riuscendo ad andare dove ci sono queste forti situazioni riesce a entrare maggiormente in una dimensione umana. E questo raccontare di questi disastri, come diceva anche Pomeranz, bisogna parlare, raccontare il male affinché la gente lo rigetti. Mi piace fare questo e raccontare tutto questo nel lavoro del reporter che faccio. Fortunatamente diciamo è il lavoro più bello del mondo, ho avuto tanta fortuna di incontrare personaggi, d'accordo, stupidi alcuni ma anche intelligenti altri, e poi anche buoni fra l'altro, non solo i cattivi, capite? E quindi non solo i capi guerriglia, ma neanche però anche la gente semplice tante volte. Infatti, come diceva anche Manfredi, no, delle varie situazioni, io dico sì, non è diciamo la grande cultura che risolve i problemi dell'uomo, ma è l'uomo, la sua dimensione umana, il suo cuore, il suo sentimento. Questo sicuramente vale molto di più di tutto. Abbiamo sentito delle parole che era un po' l'obiettivo che noi come Araba Fenice ci eravamo posti, che era quella di far modo che la gente riflettesse su quello che è l'esperienza che c'è in giro per il mondo. Noi oggi siamo fortunati, viviamo in una zona veramente che ha tanti pregi, tanti vantaggi, in giro per il mondo ci sono situazioni ben decise. Ieri sera con padre Giovanni e stasera con Giorgio Fornoni credo che abbiamo potuto permettere, abbiamo spunto su cui veramente riflettere.